2 dicembre 2023, bentrovati a questo nuovo appuntamento in diretta con l'informazione siciliana di Rai TV. Nuovo impianto all'interno del polo produttivo dell'ST Microelectronics a Catania per la produzione di chips di carburo di silicio. Si concretizza dunque il lavoro portato avanti in questi mesi dal ministro per le imprese per il Made in Italy, Adolfo Urso. Il servizio. Il distretto produttivo high-tech della zona industriale di Catania potrà contare su un nuovo impianto produttivo di microprocessori chips di carburo di silicio per un investimento complessivo di ben 200 milioni di euro. Il nuovo sito produttivo andrà a insediarsi all'interno del polo produttivo della ST Microelectronics e potrebbe realizzarsi già nel 2025. Si concretizza, ha commentato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, un impegno che il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva anticipato la scorsa estate quando è venuto in municipio a Catania appena qualche giorno dopo il suo insediamento e che pone la città all'avanguardia nel settore della realizzazione dei microprocessori da utilizzare alle più alte temperature come i motori elettrici, le energie rinnovabili, i laser e le attività aerospaziali. Frutto di una serie di incontri bilaterali con i rappresentanti degli esecutivi di altri paesi europei che si contendevano la candidatura. Obiettivo che sarà formalizzato nella prossima primavera con un corposo sostegno finanziario della Commissione UE nell'ambito del Chips Act voluto dall'Europa per tenere il passo alla concorrenza degli altri colossi mondiali. Soddisfazione viene espressa anche dal senatore di Fratelli d'Italia, Salvo Pogliese. Un investimento importante, fondi saranno per metà europee e per metà dello Stato, che avrà rilevanti ricadute economiche e occupazionali per il nostro territorio. Un progetto credibile e importante incordata con Svezia, Finlandia e Polonia, una grande opportunità per la città e per la Sicilia, il consolidamento della nostra zona industriale come Etna Valley, che ha da poco visto anche l'avvio da parte proprio di ST, ricorda Pogliese, del cantiere per il nuovo modulo che con 1 miliardo di euro di investimenti porterà alla creazione di oltre 700 posti nuovi di lavoro. E siamo al telefono con il ministro per le imprese, per il Made in Italy, Adolfo Urso. Ministro, buongiorno, si va verso quella Silicon Valley europea a Catania capace di competere a livello globale? Sì, questo progetto non affatto scontato perché siamo partiti solo lo scorso anno quando siamo arrivati al governo e quindi in ritardo rispetto agli altri progetti pilota che erano già stati individuati. Gli altri tre progetti pilota su questo Chips Act, siamo riusciti a presentarne uno molto interessante che coinvolge appunto altri tre paesi europei, ho effettuato io stesso alcuni bilaterali con i loro ministri per coinvolgere loro, i governi, nel progetto che poi è stato varato dalla Commissione europea e che la cui annuncio dovrebbe essere poi realizzato nel mese di aprile del prossimo anno, appunto Polonia, Finlandia, Svezia, e che prevede l'insediamento principale proprio nell'Etna Valle, a dimostrazione di come questo possa diventare il polo ricerca, innovazione, tecnologia, in questo caso sui nuovi materiali resistenti appunto all'alto calore, quindi un polo di oggi ma che prospettive importanti soprattutto per il futuro nel centro del Mediterraneo, e proprio qui nell'Etna Valle. A questo rafforza anche le ulteriori possibilità e potenzialità di espansione della nostra multinazionale ST Microelectronics, che già sta realizzando un altro insediamento produttivo così importante e significativo che porterà altra occupazione nell'Etna Valle. Io credo che la Sicilia, su questo sto lavorando, l'ho detto sin dall'inizio della legislatura, credo che la Sicilia potrà diventare nel prossimo anno e sempre più il polo della tecnologia digitale e della tecnologia green dell'Italia e in conseguenza il polo principale del Mediterraneo. Per questo, accanto alle attività che abbiamo svolto e svolgiamo in maniera intensa e continuativa dal Ministero per attrarre nuovi investitori nel polo tecnologico di Etna Valley, è quella che accompagna la crescita, io penso che anche sarà molto significativa e sostenuta, del polo della tecnologia green che vede in Enel il protagonista, in questo caso per i pannelli fotovoltaici.
e noi crediamo che nel prossimo anno, parlo appunto del 2024, con gli incentivi al mercato che stiamo mettendo in campo anche grazie alla nuova riprogrammazione dei fondi europei destinati in gran parte proprio alla tecnologia digitale, alla tecnologia green delle nostre imprese e agli impianti di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo industriale, io credo che il polo del fotovoltaico dell'Enel avrà un grande, importante e significativo sviluppo produttivo. Grazie al Ministro per le imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Tentativo di furto, sradicato un bancomat a Catania la notte scorsa, il colpo però è fallito, il servizio. Determinante adesso sarà l'analisi dei fotogrammi catturati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Ciò che è certo è che la notte scorsa, intorno alle 3, un gruppo di malviventi ha creato danni e caos qui su via Antonio Pacinotti a Catania. Un tentativo di furto del bancomat dell'ufficio postale al civico 17H, attraverso un piano che però è fallito in pieno. 5 le auto sistemate dal comando nelle strade limitrofe, tutte rubate e posizionate in modo da rendere difficile l'accesso alle forze dell'ordine che alla fine comunque sono riuscite a raggiungere il posto. Rubato anche l'escavatore utilizzato per scardinare il totem e rubato anche il furgone Iveco Daily, dove il dispositivo ATM era stato caricato per essere portato via. I malviventi però si sono dileguati, probabilmente spaventati dal suono delle sirene dei carabinieri, allertati alle 3:20 da chi ha avvertito forti rumori, come in un cantiere aperto in pieno giorno. Qui sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, poiché la pala meccanica durante le operazioni di sradicamento ha danneggiato anche un pilastro portante dell'immobile sovrastante l'ufficio postale, quindi si è reso necessario effettuare verifiche sulla staticità dello stabile. Un nuovo colpo, stavolta andato in fumo, che prende di mira i bancomat delle Poste Italiane e degli istituti di credito bancari mediante l'utilizzo di un escavatore. È accaduto la notte scorsa nella zona di Nesima, ma si tratta solo dell'ennesimo caso registrato tra Catania e la sua provincia. Una donna di 30 anni è stata arrestata a Catania dalla Polizia di Stato perché aveva in casa una pistola con la matricola cancellata, 15 proiettili calibro 38, una pistola a salve calibro 8 priva del tappo rosso e completa di caricatore con parte della canna apparentemente manomessa. Le armi e le munizioni sono state sequestrate, l'arrestata deve rispondere di detenzione illegale di arma da sparo clandestina e relativo munizionamento. Si è conclusa ieri intorno alle 21:30 l'attività di fontana di lava dal cratere di sud-est dell'Etna, lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. L'attività eruttiva nel suo acme ha prodotto una colonna eruttiva alta sino a 6.000 metri sul livello del mare, con una dispersione nei quadranti nord-orientali del vulcano. Sono state ricevute segnalazioni di ricaduta a cenere dagli abitanti di Fiume Freddo di Sicilia, Calatabiano e Giardini Naxos. State vedendo proprio le immagini filmate questa mattina. La fontana di lava è stata accompagnata da un'attività effusiva che ha messo in prodotto due flussi lavici che dal cratere di sud-est si sono propagati in direzione sud-est. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto i valori massimi intorno alle 20:30 circa, ha mostrato un chiaro trend in decremento e dalle 22 circa ha raggiunto l'intervallo dei valori medi, dove tuttora permane. Consegnate questa mattina a Catania le onorificenze al merito della Repubblica. È l'ensemble del Conservatorio Bellini di Catania ad aprire la cerimonia per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica, ospitata oggi dall'auditorium del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania per la prima volta dopo tanti anni. Quella che fu la cappella della struttura accoglie una cerimonia ufficiale, così come organizzata dal prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi.
Noi non dobbiamo come istituzioni far mancare, tralasciare, di dare ai ragazzi degli esempi. Ed è questo il senso della cerimonia di oggi, ed è per questo che viene fatto in un luogo che è anche un luogo di bellezza, è anche un luogo in cui sono presenti dei ragazzi. Infatti, come è mia abitudine, saranno i ragazzi a consegnare l'onorificenza. Oggi poi abbiamo anche un altro aspetto importante, e cioè verrà consegnata alla presidente della sezione provinciale Unione Cechi una costituzione in braille che il professore Adarnò, coordinatore dei sindaci dei ragazzi, ha avuto in dono al Senato durante la visita al Senato e che quindi ha ritenuto di donare alla presidente. Quindi è anche un gesto importante di inclusione. Infine, oggi bisogna anche ricordare un cavaliere della Repubblica Speciale che ci ha lasciato, ma che è stato un grande esempio, che è Laura Salafia. E oggi la ricorderemo perché non si perda il simbolo che è stato, come ha detto il Vescovo, un segno di luce, e quindi è importante ricordarla anche in questa circostanza. In presenza, tra gli altri, del presidente del Conservatorio Carmelo Galati e del sindaco di Catania Enrico Trantino, insigniti del titolo onorifico di Grande Ufficiale della Repubblica, l'avvocato Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato, e l'avvocato Vincenzo Salamone, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Quindi il dottor Vito Calvino, questore di Palermo, già a Catania, insignito del titolo di commendatore. Poi le onorificenze di cavaliere al dottor Marcello Ludovico Ariosto, vicequestore della Polizia di Stato, all'imprenditore Basile Benedetto Barbagallo, al capitano di vascello Davide Barbagiovanni Minciullo, comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Catania, al primo luogotenente Concetto Caruso, al capitano di vascello Paolo Florentino, al maestro Fabio Raciti, docente di violino e direttore d'orchestra, al professore Emanuele Rapisarda, dirigente scolastico del liceo statale Galileo Galilei di Catania, al vicebrigadiere della Guardia di Finanza in congedo Daniele Sofia. I diritti dei minori non vanno calpestati, questo è lo slogan del corteo che oggi a Catania ha nuovamente chiesto che Miele, il bimbo conteso tra mamma naturale e genitori affidatari, sia lasciato a questi ultimi. La Cassazione ha disposto il ritorno alla mamma biologica. Ancora Mario Grasso. È stato partorito nel bagno di casa, poi dato al padre, che invece di portarlo in ospedale lo ha abbandonato nella spazzatura, figlio di una relazione extraconiugale. Miele venne poi affidato ad una coppia che per 3 anni lo ha accudito. Adesso la sentenza del Tribunale di Catania, che intima alla famiglia dove Miele vive da 3 anni di ridare il bambino alla mamma naturale anche con l'uso della forza pubblica, di fatto disponendo una sentenza di Cassazione che accusa il Tribunale dei Minori di non avere verificato l'esistenza dei genitori naturali e dunque da lì aver creato una serie di errori giudiziari che oggi sono giunti al pettine. La donna, la mamma naturale, ha dichiarato di non voler abbandonare il bambino ed è per questo motivo che ha richiesto di annullare la dichiarazione di adottabilità. Nel frattempo, il papà naturale è stato condannato con il rito abbreviato a 2 anni di reclusione per abbandono di minori con la stessa accusa e a processo la mamma naturale con sentenza davanti al tribunale di Ragusa. A Ragusa nacque la storia che però fa parlare tutta Italia e che ha portato a una petizione online alla quale finora hanno aderito circa 38.000 persone. Oggi corteo a Catania, lasciate Miele con la sua mamma e il suo papà. Ennesimo moto di protesta contro il provvedimento del Tribunale Etneo che dispone appunto di togliere il piccolo Vittorio Fortunato, così si chiama in realtà Miele, ai genitori affidatari. La famiglia va tutelata, sia la famiglia biologica, la famiglia adottiva, ma se siamo qui è perché delle ingiustizie sono state fatte, delle leggi sono state violate e quello che pagherà il costo di tutti questi sbagli è un bambino che ha 3 anni e che ha vissuto i primi 3 anni della sua vita, quindi tutta la sua vita, con la sua mamma e il suo papà, che sono i genitori adottivi. E ora, per chissà quale sbaglio commesso dalla legge, con degli articoli che esistono e sono stati violati, questo bambino, per il giudice, per la sentenza che è stata emessa dal Tribunale dei Minori di Catania, deve ritornare in un nucleo di sconosciuti, perché
diciamo, il contenuto di questa storia, il senso di questa storia è questo, al di là di quello che è successo nei tribunali, ma la storia è questa, è un bambino che ritornerà in una casa in cui solo è stato partorito, tra l'altro in condizioni pericolosissime, perché è stato partorito in una tazza di un water di casa, e ritornerà in questa famiglia che fin dall'inizio, sia ai tempi del concepimento fino a quando è stato partorito, non è stato voluto, ritornerà in questa famiglia. Per quale motivo? Io ancora mi devo dare una risposta e ho paura a rispondermi da sola che è per il legame di sangue, perché se il legame di sangue supera quello che è il rapporto d'amore incondizionato che la famiglia adottiva ha stabilito con il bambino dal sedicesimo giorno della sua vita, io personalmente mi vergogno di essere italiana. Il presidio pediatrico di Acireale è in realtà, apre oggi appunto il presidio territoriale di assistenza di via Martinez. Apre da oggi punto di primo intervento pediatrico presso il presidio territoriale di assistenza di via Martinez nei locali dell'ex ospedale di Acireale. Il PP era stato soppresso da anni, almeno nelle funzioni primarie, riattivato per volontà del presidente del SEUS 118 Riccardo Castro e del capo dipartimento delle attività territoriali dell'ASP di riferimento Franco Luca. Si tratta di un servizio di primaria importanza negli interventi di assistenza ambulatoriale, codice bianco e verde, di bambini in età pediatrica fino a 14 anni, 16 nel caso in cui il minore sia ancora assistito da medico pediatrico. Il poliambulatorio distrettuale è stato ricavato negli uffici che hanno ospitato il Covid Center, area centro, nella stessa struttura venivano effettuati i richiami post pandemici durante la fase acuta dell'infezione. Il medico pediatra sarà a disposizione sabato alla domenica dalle ore 10 alle ore 20, prefestive e festivi compresi. Con l'apertura del presidio di primo intervento pediatrico si alleggerisce il carico degli accessi e le attese al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, riducendo anche i tempi delle cure da somministrare in caso di interventi meno invasivi che non necessitano di ricovero dei piccoli pazienti. Recarsi alla prima emergenza di un ospedale per una febbricola o qualche punto di sutura significa attendere ore prima di essere sottoposti alle cure dei medici, da qui la necessità di realizzare nel distretto una corsia di accesso riservata ai bambini in ambienti meno invasivi rispetto ai pronto soccorso. È stato un grande obiettivo raggiunto con mesi e mesi di impegno, di interlocuzioni a Palermo e a Catania, e in tal senso davvero ringrazio Franco Luca, capo dipartimento dell'attività territoriale, per la sensibilità dimostrata e un riferimento per tutti quei codici bianchi e verdi che riguardano la popolazione pediatrica fino a 14 anni, fino a 16 se ancora hanno usufruiscono del medico pediatra, che permetterà in maniera chiara, inequivocabile, di scaricare, tra virgolette, il pronto soccorso, soprattutto da accessi impropri che soprattutto nei fini settimana vanno a dirigersi proprio nel pronto soccorso del nostro nosocomio. Che tipo di interventi vengono effettuati in questa struttura? Ma interventi di appunto codici bianchi e verdi, che chiaramente non siano delle urgenze, perché qua non è ovviamente attrezzato per gestire l'urgenza della popolazione pediatrica, però tutte quelle che sono diciamo situazioni ambulatoriali, tra virgolette, diciamo ambulatoriali, che non hanno motivo di giungere al PS, al pronto soccorso del nostro nosocomio, qui troveranno i pediatri bravissimi che riusciranno, ecco, a gestirle senza alcun problema. Parliamo adesso di periferie sociali, emergenza crack, ma la movida tra i giovani sono solo alcune delle problematiche su cui si è discusso stamani a Palermo nel corso di un dibattito al quale ha partecipato tra gli altri anche il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Ha seguito per noi l'incontro Luca Licata. La politica che deve dare la sua risposta, che vuol dire fare le politiche, perché l'essenza della politica è fare le politiche. Se la politica non fa le politiche, non è politica, è un'altra cosa. C'è una sfiducia generalizzata dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Viviamo un tempo di crisi nel quale non si riesce a dare una risposta adeguata alle tante sofferenze urbane. A Palermo nell'ultimo periodo sono aumentate le aggressioni, gli episodi di malamovida tra i giovani. È una città a macchia di leopardo. Da un lato ci sono quartieri nei quali si stanno operando interventi massicci di rigenerazione urbana, dall'altro lato vi è la realtà di aree in cui povertà, disagio sociale e degrado persistono. Argomenti questi al centro di un dibattito che si è svolto stamattina all'Istituto Pedro Arrupe di Palermo. Cresce
La fragilità, cresce l'emarginazione, cresce la rabbia e alla città della rabbia si deve rispondere con la città della cura. Cresce i ragazzi a cui mancano degli appigli, dei punti di riferimento, delle opportunità. Cresce questa violenza e molti ragazzi è un modo per dire che io ci sono, per affermarsi, per sottolineare la loro presenza. E arrivano a fare dei gesti di richiamo forti, non condivisibili, che ci inquietano, che ci pongono delle domande, ma dobbiamo cogliere quello che apparentemente sembra una forza e in realtà denuncia una fragilità. La violenza è in crescita, il cittadino non si sente più sicuro, non si sente tutelato nella sua vita ordinaria. Accade un ripiegamento su se stessi a scapito di una visione d'insieme. Ognuno si ritira nel suo piccolo, chiudendosi a una prospettiva più ampia che era la prospettiva del bene comune. Tra le problematiche principali c'è l'emergenza crack. Il ridiffondersi delle droghe nei quartieri non riguarda solo il capoluogo, ma la maggior parte delle grandi città. La criminalità ha capito che per fare affari, ampliare la platea di chi fa uso di droghe, doveva abbattere i prezzi. Secondo Don Ciotti si è sottovalutato il problema. Adesso servono maggiori interventi e prevenzione. Sulle piazze in Italia con 2 euro tu trovi una dose di crack. Terribile. Siamo tornati di più di 30-35 anni fa, quando sul tema della droga si è fatto tutto il contrario di tutti. Ora c'è un depotenziamento dei servizi, non c'è una considerazione seria sui temi delle sostanze, ci sono più sostanze, nuovi volti, nuove storie, nuove modalità. È un segnale quello delle dipendenze. E il problema della droga è un problema che deve essere affrontato, invece è stato normalizzato nel nostro paese. È uno dei tanti problemi, così il gioco d'azzardo, così le ecomafie, così l'agromafia, uno dei tanti problemi. Inaugurato ad Acireale il percorso presepiale allestito al convento di San Rocco, sempre appunto della città accese. 60 le opere esposte lungo un itinerario di esposizioni a tema, opere di grande pregio realizzate da artigiani e da artisti locali che da 22 anni animano la mostra della Stella di Betlemme. A cura del gruppo Liberi Artisti, l'ha visitata per noi Salvo Cutuli. Da 22 anni la mostra del presepe allestita nei locali del convento di San Rocco ad Acireale, ingresso da Corso Umberto, rappresenta un riferimento nell'arte degli allestimenti presepiari, opera di artisti e artigiani locali abili nel comporre scenografie sulla natività, prendendo spunto da materiale scorci della città e del comprensorio. Il gruppo Liberi Artisti coinvolge una 60ina di espositori maestri nella raffigurazione del presepe tradizionale o rivisitato secondo moderne interpretazioni, in cui spicca la bravura di artigiani che ogni anno riescono ad assemblare vere e proprie composizioni artistiche di grande bellezza, suscitando nei visitatori commozione e ammirazione. La Stella di Betlemme, mostra del presepe inaugurata oggi, sarà visitabile anche domani, l'8, 9 e 10 dicembre, e ancora dal 16 al 31 dello stesso mese e poi dall'1 al 7 gennaio del nuovo anno. Al taglio del nastro inaugurale, oltre all'organizzatore Antonio Leonardi, sindaco Roberto Barbagallo, espositori e visitatori, quest'anno con la novità dei ragazzi dell'Archimede che faranno da ciceroni anche in inglese a visitatori e turisti. È vero, è passato un anno e siamo un'altra volta qui ed è Natale, la 22esima mostra del presepe, 60 presepi in mostra. Diciamo che quest'anno ci siamo superati, ci sono alcuni presepi che sono veramente proprio pazzeschi, come si suole dire, bellissimi, bellissimi, da vedere. È un appuntamento che si rinnova ogni anno, dicevamo, e resterà aperto sino a quando? Allora, resteremo aperti sino al 7 gennaio. Naturalmente anche quest'anno dobbiamo dire grazie alla professoressa Angela Strano, che ha fatto sì che il liceo Archimede collabora con i propri alunni qui, e quindi avremo l'assistenza dei ragazzi che parleranno anche in lingua straniera ad accogliere i turisti. Per Acireale si tratta di uno dei momenti più significativi dei festeggiamenti legati al Santo Natale e alle tradizioni adesso collegate tra visite nelle basiliche e
chiese e cittadine, il presepe settecentesco della Madonna della Neve ed altre iniziative a tema che verranno presentate nei prossimi giorni. L'ho detto e lo ribadisco, tanti artigiani, un'unica associazione composta appunto da tanti artigiani, tanti cittadini che si operano durante tutto l'anno e che realizzano questi presepi che poi sono fruibili in questo periodo, in questo mese diciamo di dicembre. Quindi dobbiamo solo dire grazie a loro e a tutte le realtà che abbiamo nella nostra città, perché ormai da anni diciamo queste realtà sono in forte crescita. Infatti abbiamo realizzato un dépliant proprio dedicato ai presepi, perché partendo dal nostro presepe, che è il presepe settecentesco, in città ci saranno per questo mese tantissimi presepi e siamo sicuri tantissimi visitatori che verranno proprio per vedere le opere realizzate da tanti cittadini. Quindi un grazie a loro, un grazie all'associazione e aspettiamo insomma tanta gente in questo mese di dicembre. Adesso parliamo del Day Zero, oggi e domani alle porte di Catania di Etna Comics, l'evento prenatalizio, una due giorni di divertimento, vero e proprio assaggio della nuova edizione del Festival Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, in programma ad inizio giugno del prossimo anno. Mario Grasso. È uno degli eventi prenatalizi più attesi. Day Zero di Etna Comics dà appuntamento oggi e domani al centro commerciale Porte di Catania ai tantissimi fan, migliaia, del Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco, della Cultura Pop, la cui 12ª edizione scatterà a Catania appunto il prossimo 6 giugno. 5 aree tematiche, 10 eventi dal vivo, un palco, 2 contest, 2 concerti, tantissimi ospiti. Etna Comics scalda i motori tra dediche, sketch e un'area dedicata ai disegnatori. Tutto quasi un aperitivo in vista della grande kermesse di giugno. Etna Comics Day Zero serve ad accendere i motori dell'organizzazione del festival, che già in effetti è avviata. È anche un modo per poter incontrare i nostri fan, fare loro un regalo, perché soltanto in questa occasione, soltanto per questi 2 giorni è possibile comprare l'abbonamento a 35 euro anziché 50, quindi insomma anche un regalo di Natale. Sono delle micro pillole di Etna Comics, abbiamo cercato di racchiudere in pochissimi metri quadri un po' quello che succede all'interno della manifestazione, quindi area games, videogames, cosplay, espositori, ci sono esibizioni e quant'altro. È un evento ovviamente gratuito al Porte di Catania, una festa che serve a dire ci siamo quasi, perché tra nemmeno 6 mesi taglieremo il nastro alla 12ª edizione. Questa sera, tra gli altri, gli appuntamenti con il singer rapper catanese Lenzo, gratuito come tutto l'evento, mentre domani alle 18 il momento del John Louis K-pop stage con tributi musicali sul mondo nerd in chiave urban hip hop. Come dicevamo, solo un assaggio di Etna Comics, ormai manifestazione leader in Italia, fumetto, gioco, cultura pop. È il frutto di un lavoro di squadra molto duro, ci impegniamo sempre tantissimo, abbiamo uno staff pazzesco, tutti veramente molto bravi, ognuno nel suo settore. Questo è il segreto di questo successo, poi anche il pubblico siciliano in generale del Sud Italia è molto caloroso e chiaramente quando invitiamo degli ospiti questa cosa l'avvertono, poi c'è un passaparola internazionale, poi mangiano l'arancino, insomma li trattiamo bene, questo ha sicuramente un grande valore aggiunto. Dal 6 al 9 giugno 2024, queste le date, c'è già qualche piccola sorpresina, qualche anticipazione che possiamo fornire? No, è tutto ancora un mistero, lo lasceremo così almeno per qualche altro mese, stiamo lavorando su cose veramente interessanti, non possiamo tradire le aspettative del nostro pubblico, quindi che, come dire in questi termini, stay tuned and keep in touch. Verifica importante per il Catania, che domani sera affronterà la Virtus Francavilla al Massimino. Lucarelli sprona i suoi per allungare la scia positiva. Vediamo i dettagli nel servizio curato da Francesco La Rosa.
Il Catania a caccia della quarta vittoria consecutiva, entusiasmo rossazzurro rilanciato dopo i successi su Turris, Giuliano e Crotone in Coppa Italia. La formazione allenata da Lucarelli punta dritto al match di domani sera contro la Virtus Francavilla, avversario scomodo dove militano alcuni ex rossazzurri, ma da battere ad ogni costo per continuare la risalita in graduatoria. Lucarelli l'ha detto chiaramente ai suoi: bisogna battere il ferro finché è caldo e sciorinare un'altra prestazione importante che possa foraggiare i sogni di dirigenza, tifoseria e squadra. Francavilla è una realtà ormai consolidata di questo campionato e di questo girone. È chiaro che quando c'è un cambio di allenatore ci sono sempre delle nuove motivazioni, c'è un nuovo entusiasmo, c'è la voglia di mettersi in mostra, quindi io domani so perfettamente che dovremo sudare le sette camicie per riuscire a avere la meglio su questa squadra che, ripeto, è già una squadra di valori che magari per una serie di motivi non si è espressa col precedente allenatore. Con il nuovo allenatore, che oltretutto ha anche delle idee, delle buone idee, delle ottime idee di calcio e di gioco, ha fatto una salvezza miracolosa a Cosenza, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato a Olbia, l'unica partita che ha fatto con il Brindisi quando è arrivato al Francavilla ha già fatto vedere un certo tipo di calcio, e quindi sicuramente è una partita molto complicata, come ho detto, probabilmente per tanti aspetti anche il discorso delle tre partite nostre, dei supplementari disputati, sicuramente la più difficile sulla carta da affrontare da qui alla fine del girone d'andata. Bene, adesso noi ci fermiamo, la linea alla regia per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, è il momento del meteo. Le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, domenica 3 dicembre. Il cielo tornerà ad essere coperto da nubi sia sul versante orientale che su quello occidentale dell'isola. I venti saranno sostenuti, i mari mossi. Le temperature sul capoluogo etneo si mantengono pressoché stabili, sia minime che massime, 17 rispettivamente 23 gradi centigradi. La temperatura più alta a Siracusa, dove si toccheranno i 24 gradi, mentre la più bassa ad Enna con 9 gradi centigradi. Bene, è tutto per questa prima edizione. Noi vi ricordiamo che un nuovo appuntamento con Ora TG torna puntuale questa sera alle 19:45. A voi tutti buon proseguimento di pomeriggio.